La Polizia di Stato in festa per il patrono San Michele Arcangelo. Le celebrazioni si sono svolte all'interno della chiesa di Saione. Innanzitutto per far vedere la presenza delle istituzioni nel quartiere, che comunque è un quartiere popolare, un quartiere centrale, un quartiere importante della città. E poi perché la nostra storia, il nostro modo di essere, la nostra mission è quella di stare in mezzo alla gente e per la gente. Quindi il nostro servizio è per i cittadini di Saione. E questo è un gesto simbolico per far capire questa congettura, questo concetto, perché noi siamo il popolo, siamo la società civile. Molti degli appartenenti alla questura di Arezzo vivono a Saione, quindi è un piacere stare qui. Questo gesto simbolico, ma prosegue anche la vostra presenza soprattutto nel quartiere di Saione, come sta andando? Assolutamente bene, certo che prosegue, questo è un gesto simbolico, è un modo perché, come dire, per coronare l'impegno che noi abbiamo sempre messo, abbiamo intensificato ulteriormente alla luce di alcuni fatti che comunque erano dei campanelli d'allarme, e vediamo che la questione e tutta la situazione è rientrata nella normalità, insomma è sotto controllo, ma il nostro impegno prosegue, prosegue costante, mentre noi festeggiamo il nostro santo protettore all'interno della chiesa, c'è comunque in atto un servizio massiccio che controlla sia il quartiere Saione che altre realtà critiche della città. Allora, i riscontri che abbiamo noi sono assolutamente positivi, la gente ha risposto bene, i risultati dell'attività, io indipendentemente mi fa piacere che i cittadini non hanno pensato, ma ho anche ulteriore conferma dai risultati che dell'attività svolta emerge, insomma. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, alla pace.